Difendiamo la nostra terra calpestandola, convinti che sia di nostra proprietà, ma non è così, perché noi oggi ce l'abbiamo sotto i piedi, ma la dobbiamo amare e rispettare come se fosse casa nostra. Sono Capitaneco, sto girando per Vasto da ormai da un po' di tempo, sono andato nelle scuole, in tutte le scuole di Vasto, le scuole elementari, a parlare con i ragazzetti, i vostri figli, per cercare di capire e sensibilizzare questo tema ambientale. Okay. Il tema della raccolta differenziata è tutta un'azione che parte da scelte quotidiane che facciamo quando ci troviamo dentro a qualsiasi negozio per comprare qualsiasi tipo di cosa. Dobbiamo scegliere quali rifiuti possono essere riciclati, dobbiamo scegliere quali rifiuti, quale aziende sostengono questi rifiuti. Proprio una lotta quotidiana che facciamo quotidianamente nelle nostre singole case, nelle nostre singole abitazioni e con i nostri gesti quotidiani. Pulcra mi ha chiamato, mi ha detto: Capitaneco, vai nelle scuole a ricordare ai bambini che è importante fare la raccolta differenziata. Sono venuto, ce lo siamo ricordati, abbiamo giocato, l'abbiamo fatto attraverso il gioco. Dinamiche semplicissime, però abbiamo scoperto dove poter buttare la carta, dove poter buttare il succo di frutta, dove poter buttare l'acqua, dove poter buttare il bicchiere di plastica. Chiedete a loro, fatevi raccontare e soprattutto mettete in atto quotidianamente nelle scelte di tutti i giorni.